Palesemente erotiche. Se insisti le dico di me Maurizio. Sì. Ah sì, glielo dico. Come uomo egli mi appagava completamente. Quando ero con lui mi sentivo completamente io. Provavo una vera completezza di sazietà, sia dei sensi che sentimentale. E se mi consenti di andare un po' nei particolari, i nostri rapporti sessuali erano frequenti e molto prolungati, poiché sia lui che io eravamo temperamenti caldi. Lei sa bene, professore, che esistono donne col temperamento caldo e donne col temperamento frigido, vero? Già. E io, appunto, appartengo al temperamento caldo, molto caldo. La visuale di cosa? Issano una bandiera bianca e rossa sullo yacht quando è l'ora dell'aperitivo. Lei ha uno yacht? E qual è il suo? Quello grosso? Oh no, in questo mondo così inquieto è immorale possedere uno yacht con più di 12 cuccette. Oh, sono d'accordo con lei. Dica un po', chi è che alza la bandiera? Sua moglie? No, il mio segnalatore. Bene, sarò franca con te. Voglio i cavalli di Clidée perché mi serve il cocchiere. Lui è infelice senza quei cavalli. Deve essere giovane e bello. Oh no! Ma che cosa importa? Tu ed io siamo stati messi da parte come se fossimo degli intrusi e siamo stati così vili da sopportarlo. Dobbiamo comportarci come si addice agli eredi al trono. Dobbiamo vivere in bellezza, intensamente. Ma cerchiamo di aiutarci l'un l'altro. No, è inutile che io cerchi di essere diverso da quello che sono. Perché mi tormenti? Il re è il re. E io sono una principessa degli Asburgo, arciduchessa d'Austria, la figlia dell'imperatrice Maria Teresa. È tipico da parte vostra trattarlo come... come uno dei vostri servi che si buttano in ginocchio non appena voi pestate i piedi. Ma Francesco non è un ragazzo come tutti gli altri. Ah, no? No, no. È proprio per questo che tutti i padri e le madri di Assisi ce li invidiano un figlio così. Così sensibile, bello, così intelligente. Non è forse la solitudine un misero prezzo per il potere? Dunque il padrone dell'Europa che può disporre della esistenza di milioni e milioni di uomini non può ordinare ad uno di essi di essere suo amico? Perché non emettete un decreto, sire? Che abolisca la vostra solitudine. Faccio appello alla vostra generosità. Sarò generosa con voi come voi lo siete stato con me. Voi dite di essere solo. Ma dove accogliereste un amico? Nel vostro cuore? È troppo pieno di voi. Nel vostro spirito? È troppo pieno del mondo. E le vostre brame non sono degne dell'amicizia. Voi sarete sempre solo, sire. Ma lo sopporterete. Siete spietato anche verso voi stesso. Non siete voi senza pietà piuttosto? No, non io, ma la verità. Beh, e mi crediate o no, io sono innocente. I miei rapporti con Manny si limitano a fargli scrivere uno di quei drammi arrabbiati sui giovani che combattono i loro problemi su di un letto disfatto. Ma io deploro l'ira, lo sai. Il massimo che mi permetto è la petulanza. Indubbiamente è piuttosto femminile, ma con le emozioni femminili si è sempre più indulgenti. Se te ne vai, che sarà di me? Che farò? Porti con questa borsa mia, per favore, in scena, perché così poi, quando la porto io, forse mi porterà fortuna. Te che è stata a scuola? Avvocati, uomini istruiti. Non lo vuoi dire? Il cavallo e il fucile non mi serviranno. Io non so leggere. È una splendida, splendida, splendida idea! Geniale, direi! No, troppi francobolli! Lo avvelenerò con questo! Toccalo, Kronk! Oh, non ne avverti il nero potere? Oh, caspita, nero forte! Si avvicina il nostro momento di gloria! È l'ora di cena! Sì, è un rimorso. Ed è una pena troppo dura, troppo lunga, ed io voglio liberarmene. Ecco, io posso aiutarvi in un solo modo, ascoltandovi. Raccontate tutto, forse da troppo tempo non vi confidate con nessuno. Dite, indovino. Da troppo tempo? Io sono solo, da 2000 anni.
Spero di portarli graziosamente. È il massimo che possa fare una donna. Non sono stati anni facili. Oh, santo Dio, ho errato più di quel famoso ebreo. Credo che ti farei singhiozzare se ti raccontassi la mia lunga e triste storia. No, no, sta tranquillo, non te la racconto. Agli uomini non piace sentire storie dolorose dalle labbra delle donne.